Ok, siamo qua con The Snake Tales Metal Gear per la seconda volta che Oh, guarda, oggi non è cazzo che riusciamo a registrare. Se dopo questo succede qualcos'altro, tipo che ne so, che inizia a scoppiare una pioggia allucinante e crasha tutto perché la connessione fa schifo, giuro su Dio che strappo il strappo il dischetto e dischetto, sospendo il sospendo il let's play. play. Allora, il vento. Allora, io faccio il narratore e poi il GJ fa anche le voci a cazzo. Il vento ludava di notte. No, di notte. Il vento ludava di notte. Ma che cazzo è stato poi il di notte? Il vento ululava mentre la pioggia torrenziale si abbatteva sulla superficie ondulata, agitata Che nello fa crashare sverde tutto perché. fiume. L'unico natante in circolazione era un gommone nero, lucente. Con gli immigrati dentro. Sbatacchiata avanti e indietro sulle onde, come se fosse il giocattolo di una qualche divinità fluviale capricciosa. Ma che cazzo scrive queste Boh. cose? Sembra la tizia che adattava i dialoghi di Dragon Ball. giusto, dalla scaglione. Sì. Snake alzò il volto per sbirciare. Questo qua è il narratore di Dragon Ball, no? Snake alzò il volto per sbirciare oltre il bordo del gommone. Nel fracasso della tempesta, riuscì a sentire il rumore di elicotteri. Ne vide tre neri avvicinarsi al tank davanti a lui. Erano di immigrati anche quelli, sono frequenti giustamente. neri. Sono in ritardo. Sono arrivato troppo tardi. Mormorò Snake tra sé e sé. 3 giorni prima, Campbell era andato a trovare Snake nella sua casa in Alaska. Snake si era ritirato dal lavoro dopo l'incidente di Shadow Moses. Mentre. Avevo letto si era ritardato. Certo. Mentre Campbell si era fatto una posizione. Posizione nei servizi segreti della difesa, oddia. Snake aveva capito subito che Campbell non si trovava lì per riallacciare vecchi rapporti con il suo ex commilitone. Con il suo ex, basta. Certo. Dopo aver fatto 4 chiacchiere, Campbell andò subito al sodo. Vai, GJ. Ricordi di un uomo che si chiamava Sergei Gorlokovich? Snake annuì, ex colonnello della GRU, dei GRU. Della GRU, proprio della scuola della GRU. certo, Gurukovich era rinomato come stratega crudele e spietato. Durante la guerra fredda, quando Campbell era al comando di Foxhound, Gurukovich lo aveva umiliato in diverse occasioni, tipo gli tirava giù i pantaloni. Sì. Mi fa, che era piccolo. dopo il crollo dell'Unione Sovietica, aveva reclutato un gruppo di ex soldati dell'Armata Rossa per formare un esercito personale di mercenari. Da allora Gurlukovic e le sue truppe si spostavano da un'area di guerra all'altra, vendendo i servizi segreti a miglior offerente. E questo è il A me. colonnello, sì. Ah, ok, al migliore offerente. Dove cazzo è? Ok, siamo stati informati che Gurlukovic e i suoi uomini hanno attaccato un gruppo di Marines di Marines in missione segreta nella Repubblica Sudamericana di Eldera. Che cazzo è? Come al solito, i Marines hanno le bocche cucite. Le bocche cucite. Abe. La faccenda. Preferirebbero metterci una pietra sopra, ma Alle da quel che bocche ne. proprio. Sì, ma da quel che ne sappiamo, sembra che sia coinvolto il Metal Gear. Metal Gear. Sempre Ringhiò. così. Ringhiò proprio. È un Il cane. Metal Gear. Ringhiò Snake. Anche lui aveva sentito questa voce. Come che sta nella sua casa in Alaska, in legno con i lupi? Boh. In seguito, col suo tele. Poi l'ha sentita col suo televisore mono, no? Al Sicuro. telegiornale. Ma un televisore mono, Snake. In seguito all'incidente di Shadow Moses, le specifiche tecniche del Metal Gear erano state vendute al mercato nero. Specifiche tecniche, lezzo proprio. Il Metal Gear monta un i5 di processore con il GTX di scheda lì. Di conseguenza, in tutto il mondo iniziarono a spuntare copie di Metal Gear, così a cazzo. Eldera è un piccolo paese del Sud America, coinvolto nella guerra civile. Dagli anni 80 il paese era stato sotto il controllo di un regime dittatoriale filo-americano, ma quando la guerra fredda ebbe fine e l'America cessò di estendere la sua influenza in quella regione, la minoranza etnica del paese imbracciò le armi contro il governo, Ma che reclamando la palle. costituzione di una nazione separata. Mica, non 13 pagine. Da allora. Madonna, ma veramente 13 pagine, ma
Ma c'aveva da scrivere Kojima in quel giorno. Sì, una sera che c'era un cazzo da fare, se avesse scritto sta roba. Il paese era stato dilaniato dalla guerra civile. Mercenari e mercanti di armi facevano la spola a Eldera. Date le circostanze, aveva immaginato Campbell. Non ci sarebbe stato da stupirsi se l'uno o l'altro schieramento fosse riuscito a impossessarsi di un nuovo tipo di Metal Gear. A quanto pareva, alcuni erano ancora convinti che la minaccia della guerra nucleare potesse riportare la stabilità nella regione. E i Marines erano lì per tentare di distruggerlo, chiese Snake. A Campbell che deve parlare. Chiese Snake. No, sembra che stessero tentando di aspetta, non mi ricordo. Ah, sì, di impossessarsene. sappiamo ancora ben poco sulle potenzialità del nuovo Metal Gear. Questa sarebbe stata un'ottima occasione per recuperare tante informazioni preziose. In altre parole, Eldera è riuscita a procurarsi un nuovo tipo di Metal Gear. Ma no, è quello il narratore, non è Snake. Ma Snake è il narratore. Ah, i Marines avevano un piano per impossessarsene. Gulugovic aveva intenzione di sottrarre Marines, e ora Campbell intendeva rintracciare Gulugovic. Snake scosse la testa. Scusi, ma questa volta dovrà trovare qualcun altro che faccia il lavoro sporco. Ormai sono fuori dal giro degli eroi. Snake. Che cazzo? I tempi cambiano, colonnello. Credo che ora... No, credo sia ora che pensiate a riposarvi. Dovrei ritirarmi dall'esercito? No, voglio dire che dovreste smetterla con questa dannata faida contro Gulugovic. Lo sguardo infuriato di Campbell confermò i sospetti di Snake. Campbell nutriva ancora un odio implacabile per Gulugovic quando gli tirava giù i pantaloni e gli faceva le smutandate. Smutandate. Sì. Metteva il lassativo nella merenda. Era tipo c'è Campbell che parla come un robot. È così stupido. E un vecchio rancore che si trascinava dalla guerra fredda. Il tempo non l'aveva scalfito affatto, anzi lo aveva intensificato. Maledetto, come osa pensare che io parli come un robot e lui che parla come un russo. Sì. Questo è Snake che parla, sì. È una bella domanda. Sì, è per questo che siete entrato nella DIA, per saldare i conti sospeso. La missione di DIA? Già, hai ragione, ma non ho fatto tutta questa strada per chiedere il tuo aiuto solo per un rancore personale. Campbell serrò i pugni. queste nocche, bro. Il fatto è che Meryl faceva parte di quella missione. Sì, Meryl è sempre nella merda quando va in giro. Chissà come mai Meryl sta sempre a cazzo. Cioè, va a Shadow Moses e sta avventando. Ma che scusa, nel 2 ci hanno messo veramente Meryl? No, solamente nel Substance. Dico, ma c'è tipo Meryl col modello 3D. Sì, sì. Che bello. Il gommone si accostò al Tanker e Snake afferrò saldamente la fune. Meryl Silverwood era la nipote di Campbell. No. La donna che a Shadow Moses aveva rischiato la vita a fianco di Snake. Per un periodo aveva convissuto, poi, 6 mesi prima, Meryl lo aveva lasciato. Dicendo che doveva... Meryl. Tipo, io immagino la doppiatrice di Meryl, che mette tutte le pronunce inglesi, tipo, proprio... British, no? Che deve leggere il suo nome e fa Meryl. Sì. Meryl Silverburg. Meryl l'aveva lasciato, dicendo che doveva occuparsi di qualcosa di importante. Doveva stendere i panni a casa sua. La sua voce era risoluta, i suoi occhi chiari e freddi come l'acciaio. Snake non poté fare niente per fermarla. Che poi in teoria questa qui è la continuazione di Metal Gear del finale di Meryl. Sì. Perché sì, Snake si arrampicò sulla fune lungo lo scafo esterno del tanker e sbucò sul ponte di poppa. Riuscì a vedere che lì vicino c'erano dei soldati di guardia. Sembravano dei mercenari russi. Chiamò Campbell sul codec. Qui Snake, sono riuscito a infiltrarmi nel tanker. Sembra che i nostri amici russi abbiano già preso il controllo della nave. Proverò a mettermi in contatto con Meryl in qualche modo. Bravo Snake, ma fai attenzione, ci sono delle guardie lì. Ci sono le guardie a destra e a sinistra. Vabbè. Anche le sigarette, giustamente, perché non puoi vivere senza Snake. Giustamente. Cazzo, vaffanculo. Ma cosa ti serviranno? Vaffanculato di Snakes. Perché? Perché mi sono confuso i comandi. Pensavi fosse Twin Snakes. Sì. Perché io non l'ho mai giocato sul computer.
Madonna. Cioè inizia benissimo. Mi sto facendo uccidere. Ma sei un coglione, cioè Metal Gear devi andare stealth, cazzo fai? Ma guarda che non volevo, io mi sono suicidato adesso. Sei caduto. È caduta. È caduta. Missione fallita. No, no, è che io praticamente volevo mettervi la pistola. Così. No, volevo minacciare, che non mi ricordo più i tasti, perché Twisted Snake c'era tutti sputtanati. Ma che bello sarebbe Metal Gear 1 Remake, però fatto così, però non come Twin Snakes, proprio con la stessa grafica di Metal Gear 2, basta, fine. Un secondo che voglio fare una cosa, perché per me ho sbagliato a... ok, sembra così vada bene, un secondo. Ma comunque un po' di merda, vabbè, succede. Mi si sente? Sì, sì, non sei tu, è OBS che sembra ti stia dando dei problemi, ma forse sono un'impressione. Io da vedere mi sembra buona. L'ho preso. Mandate rinforzi, squadra di assalto, andate! Minchia, ma sto facendo cagare, sto guardando più OBS che a coso. Sì, ma sei un coglione, guarda il gioco. È che... O vuoi fare let's play blind? Per qua. Ma quello è più difficile. No, poi se vedo che siete proprio di merda OBS, trovo un'impostazione migliore. Tornate alle vostre posizioni e intensificate la sorveglianza. Ok. Get down. Non mi ricordo dove cazzo andare. Ecco, a me le Snake Tales una volta mi stanno su coglioni perché non c'è il radar. È vero, non c'è. Ah, ma cosa? Subito. Stai usando la tecnica del pugnetto? Sì. È bella, La famosa tecnica delle pugnette. È qui che si vale, che ho utilizzato. Ma c'è Snake che ti vuole pugnette. Sai che nella beta se le faceva? Veramente? Sì, c'è proprio. Se tu chiamavi Codec nel Codec Otacon, c'era proprio lui che ansimava. Ok, quello non è nel gioco effettivo. È nel gioco offensivo non ansima. Nel gioco offensivo. Nel gioco offensivo. Hai detto così, Via. Minchia, per un secondo è andato velocissimo. Via. Per un secondo il gioco è andato a 60 fps. No, in realtà è 60 fissi in teoria. Sì, ma dico 60. Minchia, ma va velocissimo. Mi sa che è nel CD Collection che non va a 60. Boh, non ti so di. No, ma va più di 60, va velocissimo. Sembra che va. O è la condivisione. Perché va veramente. Ma può essere la condivisione. O su ABS va a merda, non so perché. Ma quanti cazzo di soldati ci sono qui in giro? Oh. Io vedo che nella condivisione va velocissimo il gioco. Perché ha una connessione potentissima. Va tipo. Scusate, quanti cazzo sono. Guarda quanta gente c'è. Me la ricordo sta missione perché è praticamente identica con Raiden. E che cazzo! Fran! Che due coglioni! Mica mi ha messo anche a due dalla vita che non ci gioco. Si vede, cazzo, non sai fare un cazzo. Porca puttana. Vai, sei sicuro che se vai di qua non ti vedono. Via. Il gioco sta ad 80% di velocità, non è una cosa positiva. Ti sei fatto scoprire tipo 8 miliardi di volte in un secondo, madonna santa. Lo so. A me piace Metal Gear, io ci gioco tanto, abbiamo visto. Se non è Metal Gear Solid 1 non riesci a fare niente. Tante le vostre posizioni intensificate. Ma poi a proposito, ma quanto sarebbe bello Metal Gear Solid 1, però la grafica di Metal Gear Solid 2 e basta però, tutto il resto uguale. Sto cercando di mettere delle speed hack, vediamo un po' se migliora. Ah, ma c'è già una speed hack attivata, però tirane due. Magari migliora la situazione. Sì, sembra sia migliorata. Ecco, la cosa che mi sta sul cazzo delle cose qui è che non vedo fuori. E allora tipo... Cazzo! Che due coglioni. Poi la cosa stupida è che alcuni soldati ci sono 2 ore e mezza di la loro frase. Sì. Che due palle. Devo veramente riprendere la mano con sto cazzo di gioco.
In più i rallentamenti non stanno aiutando affatto. Ma c'è ancora qualcuno in chiamata? Io. Ah, ok. Sai cos'è che mi frega? Che sono abituato a giocare più che altro con radar. Quando sono senza radar mi perdo. Abituato a giocare con Radek. Con Radek, vabbè, giustamente. No, stress. Ma che schifo. Mai comunque sono abituato a giocare con quei personaggi di merda. Fa schifo sia Radek che tutto Killzone che tutti gli FPS. Vaffanculo a chi E si che due gioca. palle da freddore, ma mi spiega quando cazzo mi è arrivato il raffreddore, che sono stato fuori 2 secondi. Boh. Attenzione, che mo Snake muore. Dun, 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 Ah, è qui dun, la telecamera! dun, 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 dun. Telecamera Infatti. bastarda. Non mi ha visto la telecamera! Sei un genio. Hai aperto il coso inutilmente. Beh, se ci fosse qualcosa dentro. Mi dispiace. Ok? Ok, c'è qualcuno qui perché il mio cuore batte, quindi. Qui Snake. Ah, c'è qualcuno che dorme, però. Stupro. Ah, ok, Gotha se n'è proprio andato. Ah, mi Perfetto. dispiace per lui, era una persona intelligente. Ok, stupriamo il cadavere. Mi Niente. raccomando. Che pezzente. Perché che pezzente? C'è il Sentex anche nella. Ah! Daniele che non sa giocare, proprio. Si vede, Non è che non non sa vedevo. giocare. Non avevo visto la guardia. Non lo sa fare, è impedito. Daniele, quando gioca un videogioco, che deve fare i let's play, è così. O conosce il gioco perfettamente e lo finisce in pochissimo, oppure non sa giocare. Sì. E sbaglia Minchia la tutto. vacca, quanta gente c'è! Veloce, veloce, vai su! Metti. Eh sì, sicuro. Su, Sicuro, guarda. veloce! Vai! Adesso c'è la storia, quindi lo prendo tutti nella bocca. Vai! Sì! Che coglio. Ecco Meryl. È vero, c'è Meryl. Minchia, mi avevo completamente dimenticato che c'era Meryl. Quanto è brutta lo qua. so. Meryl abbassò l'arma. Cosa ci fai qui? No, io lo devo Ah. dire. Io sono Meryl. Che cosa ci fai qui? Volevo solo vederti, rispose Snake. Come sei spiritoso. Beh, è vero a metà. Ti ha mandato mio zio, non è così? Snake annuì e spiegò che Campbell era venuto a sapere l'attacco di Gurlugovic. Ne hai avuto del fegato per venire a venire qui. Disse Meryl. Ah, Quindi gli è venuta la voce da Snake per un secondo. sì, perché è una citazione, E certo. no? A parte che questa frase qua la diceva Sniper Wolf. Mi hai avuto di fegato a venire qui. Disse Mary con tono brusco. Senti che parla! Replicò E certo. Snake. Succede Cosa? a te. Cosa? 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 Esattamente! Esattamente. Infiltrati in un altro paese con la scusa di un'azione militare, quando in realtà sei alla ricerca del Metal Gear. Chi è che ha avuto del fegato a venire qui? La sua voce assunse un tono di condanna. E questo è il qualcosa di importante di cui ti dovevi occupare? Non avresti capito, Snake. Meryl distolse lo sguardo. Uno come te. No, sei te. Sempre. Uno come te, che avrebbe potuto godersi tranquillamente il resto della vita a occuparsi A fare un cazzo con i lupi! dei cani da slitta! Sì, esatto, Dopo quel giorno non avrebbe mai capito. Cercavo solo di vivere la mia vita lontano dall'odio. No, è solo che non volevi guardare in faccia la reality. Niente di più. La società, il passato, meme. È per questo che te ne sei andata. No, non è per questo, Snake. Manda Ma lo dallo sguardo di. sguardo di Meryl, Snake capì che forse era proprio andata così. Tra i Ma due che scese. fanficcione. Ma che fanficcione è sta roba? Anche per questo che è bello sta roba. Tra i due scese un silenzio di tombi.
di zombie. 6 mesi di separazione avevano creato un vuoto freddo e profondo difficile da colmare. Finalmente Meryl ruppe il silenzio. Mio padre è morto qui! Questo paese! Guarda, ricordiamoci che tipo, mentre ci sono Snake e Manny che parlano, sotto c'ho tutte le quadre che gli stanno dando dietro. Sì. Sussurro. Matt Campbell, padre di Meryl e fratello minore di Campbell. Certo. Era stato un agente della DIA. Snake aveva sentito dire che era scomparso durante una missione quando Meryl era molto giovane. Io salvo intanto comunque. New Data, sì. Ma io volevo continuare a leggere. Tranquillo. Volevo vedere di persona ciò che... No, però è tu. Non c'entra niente, Snake. In questo momento qua, Snake sta zitto. Esatto. Vai. Volevo vedere di persona ciò che vide mio padre. Mary gettò uno sguardo verso la finestra, ma l'unica cosa che vide era la tempesta che infuriava all'esterno. Tutto a un tratto si voltò verso Snake e lo fissò con insistenza. Snake, vattene da qui, ti prego. Questo è il mio campo di battaglia. Non ho bisogno che un estraneo ne resti coinvolto. Ok. Tipo stai facendo la voce tipo chi so io. Tipo? Tipo Potter. Sì, abbastanza. È un po' troppo tardi, sono già coinvolto. Prima era stato un mio pazzo, ma è diventato Potter. Certo. Niente può farti cambiare idea, disse Meryl levandosi il reggiseno. Niente. Affermò Snake. Senza esitazione, questo vuol dire che Snake è gay. Meryl, certo. Meryl sospirò furibondo. Tutti ricchioni. Snake fece finta di non accorgersene. Ora dimmi qual è la situazione. Questa missione deve essere top secret, vero? Allora Gulugovic, come ha fatto a scoprire tutto? Vorrei saperlo anche io. Pensi che ci sia una fuga di notizie? Ne dubito, ma visto che tu ne sei al corrente, suppongo che chiunque potrebbe... Potrebbe esserne informato. Sto temendo che il mio microfono sia un volume troppo basso, però vabbè. No. Snake ci pensò su un minuto. Meryl aveva ragione. Chiunque poteva saperlo. Ma in ogni caso... Dovevano impedire a Gulukovic di mettere le mani sul Metal Gear. Vedi che Gulukovic va vicino al Metal Gear. Lo sto toccando. L'ho preso prima io. L'ho preso un bambino Gulukovic. C'era due pantaloni a Campbell. Però per il culo. Tocca il Metal Gear. Dove si trova il Metal Gear? Nella stiva. Io mi immagino la stiva che è una roba tipo un ripostiglio. Bene, vado a controllare. Tu Meryl lo interruppa dicendo: non prenderò ordini da te. Ci dividiamo e andiamo ognuno per la propria strada. Se hai intenzione di dirigerti verso la stiva, allora dovrò sistemare le scatole che bloccano la scaletta del primo ponte. E Snake dice: No, lasciale dove stanno, che mi servono, che se mi sono non posso infiltrarmi. Esatto. Prima che Snake potesse fermarla, Meryl aveva lasciato il ponte. E con questa voce, con tanta enfasi, vi dico che questa parte finisce qui. Quindi rimanete sintonizzati, che nella prossima parte Meryl si butta dal ponte, fa l'assesso con Snake mentre sono in acqua e annegano. E intanto passerà Gulugovic e chiamerà Camper al codec. Adesso come prossimo anteprima video ci metti Meryl nuda, così la gente pensa davvero. Minchia, vai. Vabbè, è finita, ciao.